Dal centro sportivo Vismara in Milano, ben ritrovati i vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio e benvenuti alla 19esima giornata del campionato Primavera 1. Benvenuti alla sfida fra Milan e Torino. Mionic, decentrato a sinistra, serve Kerkesi in posizione di ala insieme a Robak, entra anche Kerkesi in area. Riceve ora al limite Nasti, cede per Brambilla che può andare al tiro con il destro, la palla fuori di pochissimo, grande occasione Milan, palla messa giù per Frigerio che va lungo, buono il controllo a seguire di Elilali, che gol di Yunus Elilali, gol strepitoso, stop a seguire da Campioncino e palla in buca d'angolo, Milan in vantaggio, minuto 13, giocata eccezionale di Yunus Elilali. E allora il Toro che è imposta dalla linea difensiva con il portiere Sava, pressato da Robak che segna il gol del 2-0. Ci ha creduto Robak, glielo stavo per dire, crederci sempre. Qui nasce un gol rocambolesco ma che punisce l'indecisione del portiere Sava con il secondo gol in stagione per Emil Robak. Kubis non riesce a intercettare la palla che poi sfila in area di rigore, la mette fuori Obaretin per la ripartenza di Elilali che sbaglia il passaggio in profondità ma scivola il difensore del Toro, ancora Elilali per Robak che può puntare, Robak limite dell'area, entra in area di rigore, va con il mancino sul secondo palo e sfiora il gol della doppietta personale. Dunque minuto 28, altra grande occasione Milan. Frigerio bene, libero sulla destra, la finta, si torna centralmente da Yus che forse subisce anche un fallo, sì è calcio di rigore, lo stavo per dire, per ripetere, quello mi sembrava fallo, in effetti l'intervento imprudente del difensore del Torino. Parte con la rincorsa Antonio, il tiro, la parata di Sava che dunque si fa perdonare l'errore precedente e poi si spiega anche con Nasti che era andato sul tapin, qui è andato a parare il destro di Mionic, si rimane dunque sul 2-0. Con tutte le gare precedenti recuperate torna ad essere una classifica da interpretare. Quello che si può fare, come sta facendo il Milan, è non guardarla troppo e andare avanti cercando di fare il proprio gioco con il tiro di Elilali! Ancora Elilali, sempre su quel palo! Milan 3, Torino 0. Poco da dire, primo tempo strepitoso dei ragazzi di Giunti. 3-0 e questo è un gol alla Elilali, cominciamo a poterlo dire, il destro sul palo più lungo, rasoterra, imprendibile. Ora Oddi sulla fascia di sinistra, arriva il cross per il colpo di testa che non c'è di Frigerio ma c'è Elilali sul secondo palo, tiro cross sfiorato da Frigerio ancora una volta e quindi prima grande occasione del Milan nel secondo tempo al minuto 66, non ha trovato per questione di centimetri la deviazione, guardate per quanto non l'ha presa Ovisak, ancora il kosovaro che cambia lato molto bene per Lovaglio, decisamente il più interessante, il più pericoloso, la parata di Moleri sul mancino di Lovaglio. Savini ora al lancio con il destro, attenzione, la palla passa e c'è il calcione di Kubis che atterra senza motivo davvero Vianni e qui ha sbagliato tutto Andrei, ci può stare, un errore di valutazione della traiettoria. Minuto 78, parte Vianni, il tiro che stavolta spiazza il portiere del Milan per il gol del 3-1 del Toro. Mionic sul pallone dalla bandierina, il cross sul secondo palo, lungo Gianfreddi Greco, il tiro di Elilali, la palla stavolta parata a terra da Sava per un'occasione anche per il Milan al minuto 81. E arriva al triplice fischio dell'arbitro, dunque Milan che vince 3-1, tris rosso-nero al Torino, doppietta di Elilali, gol di Robak in collaborazione con il portiere avversario Sava. Un saluto da Luca Brivio, tutti i vecchi cuori rossoneri che hanno vissuto queste emozioni, questa vittoria del Milan Primavera che tornerà a giocare settimana prossima. Voi rimanete con noi e con la programmazione di Milan TV.